TV Radicale al congresso dei radicali italiani del 2011. Stiamo in compagnia di Giuseppe Di Leo, vaticanista di Radio Radicale, ormai collaboratore e interessantissima voce di Radio Radicale, che possiamo apprezzare da questa radio che consideriamo sempre un faro e un esempio da seguire, noi che facciamo in modo indegno informazione sul web. Giuseppe, qualche suggestione, qualche impressione su questo congresso che vedo, ho visto, ho potuto apprezzare, è arrivato anche Pannella, quindi insomma c'è stato un arricchimento un po' dell'attenzione forse. Beh, sicuramente l'assenza di Marco Pannella non può non farsi notare, speriamo che si faccia notare anche la sua presenza naturalmente, perché io non do per scontato nulla, sono antidogmatico. Dunque, questo decimo congresso è un congresso, qualcuno ha detto strano, anomalo, secondo me sono aggettivi un po' vaghi. Diciamo che per ora il congresso si è mantenuto in una dimensione descrittiva della situazione, ha analizzato quelli che sono i fatti, lo status quo. Manca invece, a parte un paio di interventi, e spero che questa seconda parte del congresso ci dia questi contributi, perché mi pare che le commissioni, soprattutto quella dell'Europa, ma non solo, abbia dato più contributi sul da farsi, in prospettiva anche del congresso e partito radicale transnazionale, rispetto alla prima parte del dibattito nell'ambito del congresso. Quindi uscire dalla dimensione descrittiva e invece arrivare a una forma di proposizione della politica e di quello che potrà avvenire a breve e medio termine, intendo dire 1 o 2 anni. Non anticipo quello che dirò nel mio intervento per un fatto di rispetto, se vuoi, ai congressisti, però... Se da direttore lo scoop veramente sarebbe molto intrigante, ma ovviamente non posso chiederlo. No. Magari una cosa minima, qualcosa, almeno il tema. Allora, 2 punti. Sì. Primo, campeggia la frase del Presidente della Repubblica. Quella frase, con la risposta del richiamo ai diritti, alla democrazia, pone un punto importante, perché oggi il Presidente della Repubblica è diventato il garante attivo dell'indirizzo politico della nazione. Quindi noi ci avviamo sempre più verso un Presidente della Repubblica che sarà chiamato non solo a compiti di garanzia passiva, ma di garanzia, diciamo così, attiva, che finora si è esercitato con il rinvio delle leggi. Da Ciampi in poi l'esercizio, il potere e la facoltà del Presidente della Repubblica di rinviare le leggi si è sempre più allargata, anche nella motivazione del rinvio delle leggi. Adesso l'Europa addirittura prende spunto, come punto di riferimento, il Quirinale e, in maniera non esplicita si intende, ma anche oltretevere, perché si faccia garanti di quelle misure che l'Europa ha richiesto, perché l'Italia continui a restare nell'ambito dell'euro. Allora, se questa è la situazione e fra 1 anno e mezzo scade il mandato di Napolitano, l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica sarà un'elezione fondamentale e importante, che spero non seguirà la metodologia che è seguita all'elezione di questo Presidente, che è stato eletto con una risicatissima maggioranza di una sola parte politica. Proprio perché il Presidente della Repubblica ha una funzione di garanzia, ecco che secondo me è una battaglia e una visione della politica a cui i radicali devono spronare le altre forze politiche, quella di considerare l'evoluzione del ruolo del Presidente della Repubblica. Questo in connessione anche con le proposte di riforma elettorale. E a questo punto è fuori di dubbio che la proposta di un maggioritario a doppio turno, che è un ripiego per noi radicali, perché per noi il maggioritario a turno unico inglese, ma il maggioritario a doppio turno, trova nel sistema francese, è il sistema più conosciuto, e il sistema francese è un sistema semipresidenziale. Allora il punto di domanda che io porrei all'Assemblea dei Radicali, al Congresso dei Radicali e poi all'esterno,
alle forze politiche, a cominciare al Partito Democratico, si ha consapevolezza di questo mutamento quasi genetico della forma di governo in Italia che spinge a un'azione sempre più propositiva del Presidente della Repubblica e quindi diventa sempre più delicato nominare un capo dello Stato che non taglia solo i nastri. E in questo si ha consapevolezza che il sistema maggioritario a doppio turno è un sistema che porta a una forma di personalizzazione poi della politica? Primo punto. Secondo punto che io solleverò ed è il problema del dialogo con i cattolici. Nell'ambito dei radicali ci sono i politologi della Clava e i politologi del Fioretto. Io sono capofila di quest'ultima chiave di lettura e voglio sperare che la corrente dei politologi della Clava sia in netta minoranza. Perché dico questo? Perché oggi, in questi giorni, esce una collana della Corriere della Sera che raccoglie volumi di pensatori laici e cattolici. È un'operazione culturale che ha un suo fine, sul quale io adesso non mi soffermo, ma quello che voglio dire è che i cattolici sono riusciti ad avere in politica, a creare una stagione di riforme, quando si sono alleati non con le forze massimaliste, ma con le forze liberali. E oggi come oggi, non c'è ombra di dubbio che la corrente liberale politica in Italia è espressa dai radicali italiani. Mi fermo qui. No, è molto interessante quello che dici. Io infatti poi mi sono venuto in mente delle cose che volevo chiederti proprio su questo. Il tuo accenno al Presidente della Repubblica è molto interessante e volevo chiederti alcune cose riguardanti alcuni comportamenti di qualche forza politica, come ad esempio l'ITV, in particolare Di Pietro, che chiama in causa il Presidente della Repubblica ogni settimana per intervenire, per chiudere questa parentesi berlusconiana, perché per lui sarebbe la soluzione tutta lì, con dei mezzi che al momento non ha, ovviamente, se non con delle forzature, insomma, che sarebbero al di fuori della legalità. Ecco, su questo, insomma, pensi che comunque sia sarebbe da prenderne le distanze da questo tipo di... Fino a quando esiste questa Costituzione, che è una Costituzione parlamentare, in cui il Parlamento ha una funzione e le maggioranze vengono date dal Parlamento, è chiaro che il tirare per la giacchetta del Presidente della Repubblica è fuori luogo, ma per la verità non è solo questo, non è degli ultimi tempi. Chiunque si sia ritrovato in questa situazione ha ceduto alla tentazione di tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica, tranne i radicali, lo dico per inciso a voce bassa. E la stessa cosa avviene con il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Quando fa le dichiarazioni, le sue affermazioni, il Presidente della Conferenza Episcopale su temi specifici, i più insospettabili laicisti di questo Paese sono i primi a tirare per la giacchetta con un'esegesi tutta personale su quello che il Presidente dei Vescovi ha detto o presumono che abbia detto. Questo è uno sport assolutamente dilettantistico e voglio essere eufemistico perché il popolo del web non accetta le cattive parole, ormai siamo... No, noi siamo aperti a tutto, senza censure, proprio sul web che può capitare di tutto, ma noi scremiamo ovviamente, anzi selezioniamo grazie a interventi di qualità come il tuo e quindi non rischiamo di cadere nel volgare, assolutamente neanche con la parolaccia. No, ma tu lo sai che io la dispensa pontificia posso dire quelle che sono per gli altri parolacce, per me servono per contestualizzare, come dice Rino Fisichella. Ma se abbiamo la dispensa pontificia. Però non abuso di questa dispensa pontificia e dico che viviamo quindi ancora in un sistema parlamentare. Però questo fatto di tirare per la giacchetta il Presidente della Repubblica, ripeto, c'ha questo aspetto un po' grossolano, ma dall'altro lato c'ha questa funzione presa d'atto che il Presidente della Repubblica non è più colui il quale serve per tagliare i nastri o andare ai funerali di illustri personaggi. È ormai un soggetto politico che esercita non solo un ruolo di garanzia come la Corte Costituzionale, ma ancor più della Corte Costituzionale interviene anche in casi di necessità nell'indirizzo politico.
questo in prospettiva anche l'Europa, per cui il tema anche delle riforme istituzionali si gioca tra l'altro nell'ambito di quello che può essere anche il ruolo dell'Europa, e questo è un altro tema di politico di estrema delicatezza. Non so se sono riuscito a rispondere a questa tua domanda. Sì, no, io per carità mi ha dato diciamo la conferma ovviamente della importanza della garanzia per te, che ha importanza, e della funzione di garanzia della Costituzione, che possiamo intraprendere nuovi comportamenti a seguito di una modifica di questo assetto, che per il momento vede il Presidente con pochi poteri effettivi, se non appunto poi abbiamo visto Cossiga in passato, insomma, che insomma, erano delle forzature obiettivamente. Ma forzature, la realtà è che gli articoli che se ne occupano del Presidente della Repubblica sono 9 della Carta Costituzionale nell'ambito dell'ordinamento dello Stato, non danno un perimetro preciso nell'ambito di quello che può fare e non può fare il Presidente della Repubblica. Diciamo che nell'ambito di quello che può fare, delle facoltà che sono previste dal Presidente della Repubblica, tuttavia c'è una discrezionalità nella forma dell'esercizio, che poi interviene anche sulla base della congiuntura politica. Quando Pertini fu eletto Presidente della Repubblica veniva dalla situazione di Leone che si dimise, tra l'altro poi si è dimostrato che era innocente, ma in quella dimensione gli furono chieste anche le scuse da parte di Marco Pannella e di Emma Bonino, ma comunque c'era una situazione di discredito sulla figura del Presidente della Repubblica. Lì Pertini agì per fare in modo che nella gente rientrasse, nel cuore della gente rientrasse la figura del Presidente della Repubblica, così come Cossiga. Cossiga è intervenuto perché c'era la crisi dei partiti, cioè noi ricordiamo la prima parte, i primi due terzi della presidenza Cossiga fu assolutamente un notaio, venne detto, no? Il sardo sordo, il sardo muto veniva di. Sembra che era Frattini che lo ritraeva praticamente con le finestre del Quirinale al buio, con appena il naso che spuntava fuori. Ricordi molto bene. Poi a un certo punto c'è stata Tangentopoli, c'è stata la crisi della cosiddetta Prima Repubblica, dico cosiddetta perché in realtà non abbiamo cambiato Costituzione, ma ci intendiamo, e allora in quel momento, in quel contesto, Cossiga è intervenuto. Ma se andiamo a verificare quali sono state le presidenze delle repubbliche più innovative, sono state quelle di Ciampi e quelle di Napolitano. Non mi soffermo su questa analisi, ma basta andarsi a rileggere un libro che io ho presentato in radio, libro di Giuseppe Mammarella e Paolo Caccace, Il Quirinale, storia politico-istituzionale del capo dello Stato, per capire come queste ultime due presidenze siano state più innovative rispetto a quelle, diciamo così, più popolarmente conosciute di Pertini, anche quella di Cossiga. Magari si è fatto un po' più gossip, diciamo scandalismo giornalistico sul fatto delle forzature, mentre invece con Pertini e soprattutto con Cossiga, insomma. Sì, è vero, si è fatto più. Pertini si prestava a queste forme di esternazione, Cossiga anche negli ultimi 2 anni e mezzo, poi c'era un effettivo malessere della partitocrazia, malessere che c'è anche adesso, attenzione, non è che con Ciampi, però le polemiche con l'esecutivo ci sono state. C'erano più con Pertini e soprattutto con Cossiga c'era una polemica con i partiti, col sistema della partitocrazia. Con Ciampi e con Napolitano l'attenzione è più sull'esecutivo. Ecco, sposterei di questo, ma la crisi dei partiti c'era allora come c'è adesso, la crisi del sistema politico c'era allora come c'è adesso, i radicali c'erano allora come ci sono adesso. È la funzione critica, coscienza critica dei radicali è molto, da questo punto di vista è vitale per la democrazia, per il sistema politico italiano. Fermo restando però all'interno dei radicali c'è questa lotta tra la corrente della politologia della Clava e la corrente della politologia del Fioretto. Quindi praticamente quando tu parli Clava e Fioretto, nel senso che forse Clava sarebbero coloro che sono un po' più estremisti in questo senso, perché poi bisogna vedere un po' la metafora della Clava e del Fioretto, a che cosa li vogliamo associare?
La clava è quella di coloro i quali dicono, per esempio, due esempi su tutti, il sistema dei partiti è tutto sbagliato, hanno tutti rubato, eccetera. E mentre invece c'è da fare dei distinguo nell'ambito di un sistema in cui i partiti sono stati spesso essenziali per la democrazia e per il corretto funzionamento delle istituzioni, oppure nei rapporti con i cattolici. La politologia della clava è di coloro i quali dicono ma la Chiesa ha distrutto, ha massacrato, è solo Torquemada, è solo Inquisizione, è sangue, eccetera. È un po' come frutto di letture di libri tipo quello che la Chiesa non vi dirà mai, no? Con tutta questa pubblicistica accattona che sta uscendo negli ultimi anni, quello che la Chiesa non vi dirà mai, ve lo sveliamo noi, tutta questa panflettistica un po' dall'ultimo giorno. O invece chi considera la funzione dei cattolici liberali in modo particolare in Italia, la funzione che ha avuto è anche la gerarchia e che ha il papato come importanza, come parte il fascino di una struttura istituzionale che dura da due millenni, ma è fuori di dubbio che Permettimi che è la prima struttura transnazionale. È riduttivo. Sì, perché insomma c'è una dimensione che non è soltanto il transnazionale, è comunque sempre territoriale, mentre invece la dimensione del papato ha una funzione storica e metastorica da questo punto di vista, quindi è riduttivo. Però anche qui voglio dire. Per esempio sul tema del concordato, insomma, una cosa è dire rivediamo il concordato, politologia del Fioretto, un'altra cosa è dire togliamo il concordato, togliamo il trattato, aboliamo, abbattiamo, confischiamo il Vaticano, politologia del... Allora vediamo un pochino se facciamo un piccolo test e vedo se ho capito, la categoria dei politologi del Fioretto potremmo inserire Bandinelli? Bandinelli è un ottimo allievo. Perfetto. E tra invece coloro che sono più i clavisti, così potremmo inserire, non so, chi? Pannella? No, Pannella è un po'... Pannella lo mettiamo fuori, d'accordo. Grazie. Forse lo era prima quando non seguiva la rassegna stampa vaticana, adesso che sta seguendo la rassegna stampa vaticana e so che la segue, ha affinato molto i suoi strumenti, certo ne deve fare di strada l'allievo Marco, però insomma no, basta sentirsi alcuni interventi di questo congresso, in alcune commissioni sull'Europa per capirlo, insomma, per cui credo che potrei fare anche dei nomi, perché io tutto sommato sono uno politicamente scorretto, ma tradirei l'intelligenza di chi ci ascolta, perché sanno bene a chi mi riferisco. La mettiamo così. Mettiamolo così. Per non creare imbarazzi, insomma. Non a me, questa è tutta una cosa volontaria, io al limite come direttore posso rischiare di andare in galera, ma questo è un rischio che si corre. E ti pare poco con lo stato delle galere che ci sono adesso, scusami. I collaboratori mi portano le arance. Senti Giuseppe, ma tu al mondo radicale, io purtroppo di te non so nulla, è interesse personale anche per i nostri video web ascoltatori. Quanto tempo è che sei radicale, che frequenti il mondo radicale? Ma guarda, io scrivevo sul Riformista, dicevo il vaticanista riformista, e Bordin, bontà sua, leggeva i miei pezzi, praticamente tutti i pezzi che uscivano, e spesso per intero, devo dire. E così a un certo punto hanno deciso di intervistarmi pure per alcune cose, e poi evidentemente queste mie interviste, non dicevo soltanto fregnacce, hanno deciso anche nel 2004, nel dicembre del 2004, il gruppo parlamentare, europarlamentare, i radicali, organizzò un convegno a Bruxelles sulla laicità e religione in Europa, e Marco Pannella volle che io partecipassi come relatore. Lì io feci una relazione che, lo dico perché insomma, tra gli organizzatori hanno detto che era stata la più interessante e anche la più provocante, diciamo, e da allora c'è stato un rapporto di amore e odio non più interrotto.
Fantastico, appunto vi chiedevo prima dove stavi, che non ti avevamo conosciuto su Radio Radicale, insomma è un acquisto recente. Sono molto interessanti le tue trasmissioni, e quindi mi pare di aver capito che interverrai in plenaria. Guarda, io interverrò, non forzo la presidenza, perché qui mi pare che sia sorto un problema di precedenza, di io faccio parte della direzione, ma quindi credo di intervenire. Poi tra l'altro c'è l'intervento di Marco Pannella, non, di solito ne sappiamo quanto inizia, ma non sappiamo quando finisce, oggi non sappiamo neanche quanto comincia, quindi a questo punto siamo in alto mare completo. Sì, ricordo che l'anno scorso sulle durate degli interventi di Pannella c'è stato anche qualcuno che ha criticato. E ovviamente Pannella non gradì molto. Perché ovviamente? Marco accetta le critiche, solo che devono essere intelligenti. Beh sì, ma insomma voglio dire, Marco, sappiamo che Marco è Marco, e se, ma non per il fatto di democrazia, che dovrebbe sottomettersi come tutti gli altri alla limitazione, ma perché secondo me lui ha un'impostazione tale che ha bisogno di un certo numero di minuti per far partire la sua disquisizione linguistica e farla poi arrivare alla conclusione del concetto, se no non lo si capisce. È un po' il discorso che insomma, da quello che è successo dall'Annunziata. Adesso non voglio parlare di Marco, ma secondo me i tempi ristretti non sono utili al modo di porre le cose che ha Marco, insomma. Pensa tu, io invece che faccio il vaticanista e mi occupo di un'istituzione che dura 2000 anni, e quando intervengono mi danno 5, 6, 7 minuti, pensa un po'. Veramente drammatica la cosa. Mi metto nei panni di Marco Pannella, gli danno solo 2 ore. Giuseppe Di Leo, ti auguriamo buon congresso, buon intervento, ti ringraziamo appunto di questa tua, diciamo, questi minuti, parecchi, insomma, sono stati parecchi minuti qui per TV Radicale, e ti invitiamo sul nostro sito, non so qual è il tuo livello di digitalizzazione su internet. Scuola elementare. Va bene, basta la scuola elementare per digitare queste lettere in fila con il punto e poi T, e compare il nostro sito dove potrai vedere tutto quello che abbiamo fatto. Noi siamo una web TV, così titolo di cronaca, perché mi pare che tu non la conoscessi prima, fatta di militanti, ma tutta amatoriale, quindi ovviamente è un mare di imperfezioni, però ci mettiamo passione e volontà di divulgare la parola, il verbo radicale, tra virgolette il verbo, ovviamente non vorrei adesso essere oltraggioso, ma cerchiamo di dar voce un po' a tutti. Ci farebbe piacere che tu vedessi anche quello che abbiamo fatto, perché insomma, per avere un parere, e poi magari anche diverti ospiti in trasmissione. Noi facciamo delle dirette domenicali, è un brutto orario, dalle 16 alle 22 la domenica pomeriggio per il mondo radicale, ma non possiamo fare altrimenti, e poi magari un giorno, se vorrai, potrei essere ospite con una trasmissione. Guarda, io di solito non mi piace questa proliferazione di pani, pesci e ormai immagini televisive, perché quando, come si dice, quando tutto prolifica, tutto poi si svaluta. Però noi abbiamo condotto una conversazione che non è stata coprolalica, e quindi da questo punto di vista mi sorprende positivamente, e quindi con piacere verrò, e non è una promessa ma è una minaccia. Va bene, e noi accettiamo la minaccia, ti attendiamo, a seguito appunto della chiusura qui prenderemo i contatti appositi per poterci tenere in contatto e fissare un appuntamento su TV Radicale, che funziona nelle dirette con Skype. Non so se tu conosci Skype, stando seduti al computer si può fare una trasmissione e andare a dir poco in mondo visione, potersi anche negli universi, se qualche entità extraterrestre si collega al nostro internet. Beh, adesso non la mettiamo sulla metafisica. Comunque, viva il fioretto e abbasso la clava. Senz'altro, grazie ancora Giuseppe Di Leo. Grazie a te. Grazie.